Casualmente, qualche giorno dopo questo incontro, questa call conference che abbiamo fatto, mi è capitato di assistere alla presentazione della mostra su Giancarlo Castrastelli durante una riunione di Medicina e Persona, un'associazione nata per vivere fino in fondo le professioni mediche e sanitarie. Chi presentava era Giovanni, uno studente bolognese di medicina, che l'ha ideata e realizzata insieme ad altri compagni di studio. Non vi nascondo il tuffo al cuore che ho provato nell'ascoltarlo e nel seguire la storia di Rastelli. Mi si è riaccesa dentro la scintilla da cui è nata tanti anni fa la mia vocazione lavorativa. Ho rivissuto le domande che nascevano in me dai primi contatti con il mondo della medicina, nel desiderio di apprendere e mettermi al servizio degli altri. Ho visto una bellezza nell'impegno degli studenti e nella storia di Rastelli che ho subito desiderato far conoscere la mostra ad altri e offrirla come introduzione a questa final session del nostro congresso. Il giorno del congresso, dopo la parte tecnica molto interessante, io e i miei collaboratori abbiamo fatto un'esperienza veramente molto, molto bella. La sala congressuale era inaspettatamente stracolma di studenti di medicina e di professionisti trasversali nel mondo della sanità. E sia Andrea Mariani che David Larson hanno raccontato le loro storie umane e professionali, facendo cogliere a chi li ascoltava come vita e professione sono un tutt'uno in cui si gioca fino in fondo il senso del nostro esistere. La mostra poi ha preso il suo corso inarrestabile perché è stata poi presentata al meeting di Rimini dove più di 10.000 persone l'hanno osservata. C'è stato un gruppo, ma poi ne parlerà Davide, che sono andati alla mia clinica e hanno fatto tutto un lavoro aggiuntivo alla mostra La vita di Rastelli. A febbraio un collega chirurgo, un collega ginecologo primario a Bergamo ha organizzato un altro incontro nazionale di chirurgia ginecologica, invitando chirurghi americani, e anche lì ci sarà una sessione finale dove verrà presentata la mostra di Rastelli e si riporrà le stesse domande, perché sono appunto le domande che tutti i giorni noi medici affrontiamo. Però vorrei anche chiarire perché è contemporanea questa mostra, soprattutto perché molti non sanno, forse non tutti sono medici, il contesto che ci circonda. McKenna Health Italy, che è un'agenzia internazionale, ha recentemente presentato i risultati di uno studio dal titolo Truth About Doctors, cioè sul ruolo del medico oggi, riportando che il fascino della professione è ancora il primo momento per cui uno sceglie di fare medicina. Il 90% dei medici dice appunto che il providing care, cioè il prendersi cura del paziente, è ancora il punto di partenza per tutti, però ci sono delle criticità sempre più significative e le più importanti che individuo sono la paura di azioni legali, il peso eccessivo della burocrazia, un rapporto sempre più conflittuale tra chi opera in sanità e chi la dirige, come se si parlassero due lingue differenti e che poco perseguono gli stessi scopi. A tutto questo va aggiunto, sto dicendo queste cose per contestualizzare quanto quello che vedrete oggi è una risposta concreta a chi lavora in sanità. A tutto questo appunto va aggiunto la riduzione del ricambio medico, con la conseguenza di turni e volumi di lavoro al limite dell'insostenibile, soprattutto per certe specialità. E questo poi evidentemente porta anche all'uscita anticipata dal lavoro pubblica di molti validi professionisti il prima possibile. Però c'è una cosa ancora più preoccupante, che è il calo delle vocazioni chirurgiche. Un solo semplice dato, ogni anno c'è la domanda per entrare in scuola di specialità, ci sono circa 10.000 domande, 6.000
borse di studio. Quest'anno a luglio, nella scelta della specialità, solo 85 medici hanno posto la scelta della chirurgia generale come prima scelta. Contestualmente, altre specialità meno gravose, come la dermatologia, la chirurgia plastica, l'oculistica, vengono subito esaurite. Quindi c'è un altro aspetto, forse più importante dei tre che sopra ho citato. Cosa bisogna un uomo per curare altri uomini? Per dedicare la vita ad altri, dove la parola gratuità costituisce uno dei motori dell'azione medica, forse il più importante. Perché in un ospedale che ha tutto come la Mayo Clinic, circa il 20% dei medici cade annualmente nel burnout, che è una forma di depressione, per cui uno a un certo punto non riesce più a guardare in faccia e sta davanti alla malattia? Ogni medico messo in mente lì deve rispondere a un questionario che ha lo scopo di intercettare il prima possibile i sintomi del burnout e porre rimedio, ovviamente farmacologicamente. Quindi rivedere, risentire qualcuno per cui il nostro lavoro è così affascinante e appassionante da rendere la vita unita e piena di significato, è un'opportunità che io non mi sono lasciato sfuggire e che la proponiamo a tutti voi.